E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e siamo tornati qui con la carriera. Il primo episodio vi è piaciuto tanto, ho tardato un po' a portarvi questo secondo perché mi si è cancellata la registrazione, mi si era rotto il computer e vabbè, lasciamo perdere. Ma è importante, fatemi sapere con tanti like se volete che continui questa serie, perché sono ancora un po' indeciso, quindi magari 30.000 like, continuiamo, facciamo anche un terzo episodio. Scrivetemi qua sotto che giocatore acquistare, ma... io dopo aver acquistato appunto come vedete Marcelo, Nainggolan e Manolas, ho un sogno come già detto, riportare Cristiano Ronaldo ai Red Devils. Però non abbiamo molti soldi, basso budget trasferimenti, soltanto 38 milioni, soltanto. E quindi dobbiamo vendere un po', dobbiamo sfoltire la rosa e purtroppo a dire addio sarà Ibrahimovic che metteremo sul mercato. Ma non solo, e quindi... cominciamo a mettere un po' di giocatori in esubero sul mercato, come Zlatan. Non tagliarmi la gola, ti prego, ma ti sto per vendere. Aggiungere la lista trasferimenti. Ovviamente mi toccherà vendere anche uno tra Martial e Rashford, dato che su quella fascia, ovvero alla sinistra, penso di prendermi Ronaldo. Ovviamente sono tutti e due giocatori fantastici, ma il mio ragionamento è vendere Martial perché ha 21 anni, Rashford invece ne ha solo 19, magari hanno più o meno lo stesso overall e... Rashford ha più possibilità di crescita, quindi Martial sul mercato. Sono indeciso a questo punto se metterci anche Pogba, anche se è fondamentale per il mio centrocampo, nonostante io abbia comprato Nainggolan. Valuteremo se arriveranno offerte. Nel frattempo mi avete detto di giocare le partite più importanti, quindi ovviamente simuleremo spesso le partite, quelle che non contano nulla, ma quelle più importanti le andremo a giocare. Come detto da voi, io seguo sempre i vostri consigli. Ok, mi hanno offerto dei soldi per Valencia, che mi serve perché io non ho terzini destri, quindi la declino. Tra l'altro è un'offerta molto bassa. Facciamo così, noi andiamo a trattare. Diciamo, a 22 milioni te lo vendo. Mi diranno di no, ma almeno noi ci proviamo, no? Quindi Valencia, che ha un valore di mercato intorno ai 17 e 19, lo vendiamo a 23.000. Anzi, 24.000, non ho intenzione di venderlo, quindi vediamo che cosa ci dicono, va? Magari ci prendiamo un terzino destro più forte. Poi no, mi servono i big money per Ronaldo, Ronaldo fa la squadra. Ciao, alla ciao, ciao, a povero, ciao povero. Questo vuole sempre giocare, va bene, ti faccio giocare Mitch, il terzino sinistro che sei un pippone. Giochiamo la partita col Santos, simuliamola, dovremmo vincere in teoria. Infatti in Kitarian... subito, assegno, mi segna come un matto tra l'altro in Kitarian. Zlatan l'ha messa dentro, forse potrebbe essere il suo ultimo gol con questa maglia. Bene, 3-0, tutti a casa, tutti zitti. E andiamoci a prendere questo torneo. Anche perché mo c'è la finale con il PSG, che giocheremo. Ma prima, mi hanno dato dei soldi, budget aggiunto per i trasferimenti, quindi per il mercato altri 4 milioni che buttali via. E c'è la conferenza stampa prima della finale. E ovviamente motiviamo i ragazzi. Nel frattempo trattiamo questa giovane promessa, che dobbiamo fargli il contratto, che è qui Noah, che comunque era un COC dalle grandi potenzialità. Ovviamente non posso permettergli un posto da titolare, dovrà fare il turnover, mi dispiace. Vediamo che ne pensi. E avere la possibilità di lasciare il segno partendo titolare ogni tanto e subentrando alla panchina, giusto così. È soddisfatto della proposta? Ottimamente, ottimo, e fin qua ci siamo. Ora, la durata del contratto, io glielo farei di 4 anni. Vediamo che dicono. Si soddisfano, procediamo, bene. Proponi clausola rescissoria, gliela metto a 100 milioni, non si sa mai. 100 milioni di clausola rescissoria, vediamo che dicono. 100 milioni, 190, eh. Secondo me non accettano. 2 milioni, cosa? Nega clausola rescissoria. Va bene. Lo stipendio, bonus dopo 5 presenze, rimuovi il bonus e avanza offerta. Vediamo che dico. Ah, ok, dai, hanno abbassato le pretese. Vai, accetta, è mio, l'abbiamo preso. Oh, abbiamo acquistato questo pisellone giovane promessa, che può giocarci anche da esterno sinistro e CC. È contento e lo proviamo subito, ragazzi, nella finale. Ah, Ibra, mi dispiace, tu non giocherai la finale perché se... anzi, la giocherai proprio perché sei sul mercato. E Matic se ne va. Abbiamo messo appunto Quina, lo proviamo e diamo fiducia anche a Mitchell, dai. Oh, Marcelo, stai pronto a entrare a te, eh. Questi sono altri giovani promettenti che ci andremo a vedere subito. Ma c'è Musonda. E come faccio a non prendere Musonda? No, ragazzi, Musonda nel cuore. Anche che sì, in teoria sarebbe da prendere, eh.
quindi lo mettiamo a seguire. Detto questo, siamo pronti a vincere e a prenderci il trofeo contro Neymar. Ibra, spara alla porta. Ibra prova a girarsi. Ibrahimovic! Una magia! Zlatan la mette dentro, ti fotte la vita! E andiamo così, 1-0. Gran magia di Zlatan, una skill. E poi col piedone la mette dentro. Bravo Zlatan, potrebbe essere veramente il tuo ultimo gol. Ibra si rigira, serve anche Darian. La ridà Ibra, prova a piazzarla. Ibra per Pogboom! E c'è il 2-0 di Pogba. Gran gol. Boom. Nainggolan, la skill. Nainggolan rientra per Pogba. Ha un ottimo tiro, non va. Azione, calcio d'angolo pericoloso. Un Kitarian in mezzo. Prova a saltare Rashford e non arriva. Nainggolan, Veronica. Nainggolan si sistema palla, il ninja. Per poco non riesce a metterla. Occhio al Cavani. Porca miseria, pericolosissimo. Al 45esimo, no, è da solo. Levagli sta palla. Grande Pogba. Sì, finisce il primo tempo, dai, fammene altri due. Attenzione a Quina, un ottimo tiro. Quina, la giovane promessa. Cazzarola, questi stanno in contropiede. Levategli palla. Pericoloso, pericoloso, pericoloso. Nainggolan, levagliela, oddio. Attenzione Quina, vede in profondità anche Darian. Darian sulla fascia, anche Darian, rivede Quina. Quina! Niente, c'è ben sorti. Attenzione, Rashford. Sterza, Rashford. Una gattina da pezza calla. Uno straccio bagnato, una caccola mucosa. Anche Darian per Ibra. Ibra! No! Oddio Maria, oddio Maria. Porca miseria, abbiamo il gol. Oh, De Gea, miracolo. Brutto cross, gol. Vabbè. Non famo cazzata al 90esimo, Mitchell. Porco due Mitchell, mannaggia a me quando t'ho messo titolare. Sicuro, guarda, guarda come pio il gol. Mitchell, porco due Mitchell, sei una pippa immonda. Fatto, porca miseria. Non è finita. Ho dominato una partita, Oh mio Dio. Fischia, porco due, fischiato, bene così. Vai così, Ibra, e andiamo a vincere la coppa. Meritata, contenti. E il primo trofeo della stagione è preso. Bene così. Mi piace questa carriera allenatore, è molto divertente. Fatemi sapere ovviamente con tanti like se vi piace pure a voi. Se non avete ancora fatto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale. Ma adesso è tempo di mercato. Ah, intanto darci big money, che sono 5 milioni in più, sommati a 4, fanno quasi 10 milioni in più per il mercato che abbiamo già investito in Quina, che è molto forte. Congratulazioni per la finale, grazie a tutti. Luke Shaw lo posso vendere, se lo vendo a 15 lo vendo, anche perché terzino sinistro c'ho Marcelo e c'ho Mitchell che è una pippa, però lo voglio far crescere bene, quindi magari a 15 lo vendo. Ci servono ovviamente fondi per comprare Ronaldo e costa tipo 100 milioni. Ora andiamo a vedere, vediamo, vediamo. Ok, affare fatto, 15 milioni, Luke Shaw venduto, bene, altri soldi, big money per me, ottimo. Adesso andiamo a cercare lui, proprio lui, Cristiano Ronaldo. Luke Shaw venduto, ottimo. Allora, offerta per Gomez, vediamo. Trovate i giocatori in Brasile, ora li vediamo. Luke Shaw venduto, bene. Soldi in più. Mosondà è ottimo. Cerchiamo di prenderci Mosondà. Se riusciamo a strappare un buon prezzo lo prendiamo. Vediamo un secondo quanto abbiamo di soldi a disposizione. Budget per trasferimenti 60 milioni, che sono pochi. Devo sfoltire assolutamente la rosa ancora. E quindi mi tocca mettere sul mercato un po' dei giocatori. Tipo Rojo o Smalling, uno dei due va via. Spero di non essere troppo stretto in difesa, magari mettiamo una promessa. E a questo punto mettiamo anche Pogba. Ma vediamo le offerte. Ok, mi hanno fatto un'offerta per Rashford. Io non volevo vendere Rashford. Mi hanno fatto l'offerta di 31 milioni. Guarda, no. Però, trattiamo. E te lo vendo a 50 milioni, non ho capito. È Barcellona, c'è big money. 31 milioni non esiste proprio. Te lo vendo per 50 milioni. Mi dirà di no, ma tanto non ho intenzione di vendere Rashford, volevo vendere Martial. Però 50 milioni è un'offerta adatta. Se incazzerà mi dirà di no. È superiore a quella che siamo disposti a offrire. Possiamo vincere il conto a 35 milioni. E inoltre il 10% sulla rivendita di Rashford. Ragazzi, ma a me Rashford piace molto. Però 35 milioni sono 35 milioni.
Rimuovi clausola della rivendita. Offerta per il cartellino. Alziamola a 40. Senza clausola della rivendita. Vai così! Hanno accettato 40 milioni. Ciao Rashford, mi dispiace. Era anche il mio preferito rispetto a Martial, ma ci teneremo a Martial. Quindi, leviamo Martial dal mercato. Niente, sto soldi. Ronaldo è sempre più vicino. Intanto, ci hanno fatto anche un'offerta per Lingard. Di quanto? 14 milioni, vendilo subito. Vendilo subito. Però Lingard è l'unica riserva che ho a destra. Aspetta, un attimino, perché... No, non posso venderlo. Se prendessi Mosondà potrei venderlo, ma Mosondà a che punto sta? Contatta per acquistare. Uè, Antonio Conte, come stai? T'è a posto? Dai, è agghiacciante questa offerta. Ah no, c'è lo scambio giocatori. Io gli do Fellaini e siamo a posto. Vediamo che dicono, eh. Tanto centrocampisti ce n'è in abbondanza. Possiamo prendere in considerazione, ma ci serve un terzino sinistro. Non ce l'ho terzino sinistro. No, no. Offerta per il cartellino. Vai, 13 milioni, vediamo che ci dici, va. E vai così. Vai, 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 bella Conte, bella, è stata agghiacciante, ma ce l'abbiamo fatta. Non gliel'ho offerto il terzino sinistro semplicemente perché non me la sento di giocarmi tutta la stagione con Marcelo. Sono 12 milioni per Mosondà, ma ne vale la pena. E a questo punto facciamo partire Lingard, cioè parte Lingard, arriva Mosondà che lo preferisco. Mi sembra una buona offerta questa di 14 milioni dal Borussia, l'accettiamo. Però ancora non ci sono offerte cicciose per Ibra o per Pogba. Bene, Mosondà è contento, ora ce lo prendiamo. Mosondà l'andiamo a trattare e l'andiamo a prendere. Ovviamente turnover per Mosondà perché... ok, perfetto. 5 anni, a voglia, sì, 5 anni che lo facciamo, il contratto del Mosondà. Niente clausola rescissoria, va bene. Ma ha chiesto pure poco, mi ha chiesto. Da paura. Ciao, Mosondà! Preso! Bene così! Devo vendere un campione o due. Devo mettere magari metto Matic sul mercato. Grande, Mosondà intanto al Manchester. Rashford venduto, bene! Offerta per il trasferimento di Valencia. Il Napoli vuole Valencia. Noi non ci abbiamo terzini destri. Trovare i possibili giocatori in Belgio, poi vediamo. No! Maledetto Lingard. Maledetto Lingard. Ha rifiutato l'offerta del Borussia. Intanto mi hanno offerto i soldi per Valencia. Lingard, potevi accettare però, eh. No. Minchia, ma fermi un attimo. 14 milioni dal Napoli quando l'Exter me l'aveva offerti 25. Rifiuta offerta. Lingard, mettiamo sul mercato. Io voglio farmi una rosa che è un mix tra giovani e campioni, ovviamente. Mitchell però non te posso mettere titolare, eh. E andiamo avanti. Oh, e attenzione, prima partita di Premier League in casa col West Ham. Questa è la mia rosa, va benissimo così. E attenzione perché non avevo controllato il budget trasferimenti, siamo a 96 milioni. Sapete cosa vuol dire? Che dobbiamo arrivare a più di 100 milioni per prendere Ronaldo. Comunque simuliamo la prima partita in casa con West Ham. Dovremmo in teoria vincere, spero almeno, cioè, siamo in casa, abbiamo un attacco stratosferico, abbiamo Nainggolan, abbiamo Marcelo e Manolas in difesa. Meglio di così non si può fa. E infatti subito Marcelo fa l'1-0. Bene così, Martial è rotto, porca trota. Vaffanculo, m'hanno pareggiato! Pogba! Fischia. Grande vittoria. Grande vittoria, grazie a Pogba. Però, cominciamo subito bene la stagione, dai. Ma Marcelo mi segna come un matto, ho fatto benissimo a prenderlo. Primi 3 punti presi, ma Martial purtroppo si è rotto, ma solo per 7 giorni, quindi va bene. E possiamo avanzare, sperando che avanzino anche qualche offerta. Offerta per Mitchell. No, dai, Mitchell no. No, rifiuto offerta. Andiamo avanti. Seconda partita di campionato contro lo Swansea. E dobbiamo ovviamente levare Martial che si è rotto. Non ho ali sinistre ovviamente perché non ho Ronaldo, Rashford l'abbiamo venduto. Quindi metterò Mkhitaryan a sinistra e Mosondà a destra. Il centrocampo va bene così, penso. Ma Quina mi piace, Quina mi piace, lo voglio lasciare. Per il resto metti Fellaini dentro. Posto di Carrick. Vai, seconda partita di Premier League. Simuliamo anche questa ovviamente perché non è una partita importante. Loro hanno una difesa 5, ma cerchiamo di penetrarla. Anche perché con Pogba, Lukaku, insomma dai, niente, è 0-0. Marcelo segna sempre lui! Bene, così. Altra vittoria importante grazie a Marcelo che è un fenomeno. E abbiamo una partita di Coppa. C'è una partita di Coppa, quindi facciamo del turnover. Facciamo giocare Mitchell, nonostante Marcelo sia il nostro uomo più in forma. Facciamo giocare Ro al posto di Smalling. Simuliamo questa prima partita di Coppa.
Cerchiamo di vincere almeno, perché se no facciamo una figuraccia contro il Leeds. Questa dovremmo vincere almeno 4-5-0, infatti. Pogba, subito, all'ottavo minuto la mette dentro, mi pareggiano. Cosa? Ok, grande Valencia, 2-1. Importante aver vinto, mi dispiace per il gol preso, probabilmente l'abbiamo preso per colpa del ragazzino Mitchell, ma vabbè. Il nuovo beniamino della squadra del Manchester United, Marcelo, grazie al cavolo. E attenzione, Marcos Rojo, guarda quanto mi hanno offerto. Ok, sì, Real Madrid tra l'altro. Accettiamo e andiamoci a prendere Ronaldo poi. Intanto andiamo avanti. Partita importante contro il Leicester e Lukaku in attacco, ma finora non mi ha mai fatto un gol. Speriamo lo faccia ora. Giochiamo in casa. Marcelo ovviamente ha segnato. Doppietta di Marcelo. Vabbè, 3-0. Mi segnano i terzini, non gli attaccanti. Va bene, va bene così. Ma Marcelo che devo aumentare l'ingaggio, perché è Dio. E attenzione, offerta per il trasferimento di Romero, che è il secondo portiere. Non ho altri portieri. Ah no, c'ho Pereira. Ok, quindi Romero, te devi sacrificare in nome di Cristiano Ronaldo. Avanziamo. E attenzione, ultimo giorno di calciomercato. 10 ore al termine. Riusciremo a prendere Cristiano Ronaldo? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Spoiliciate più non posso, perché a 30.000 mi piace lo scopriremo insieme. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente!